Siamo collegati con Piazza Orsini in Mesagne, dove tra poco si svolgerà la Biennale del Barocco Salentino. E siamo collegati con il dottor Vito Ronzo Pastore, che è lì in piazza con i nostri operatori. Buonasera, dottor Pastore. Buonasera, direttore. Finalmente è giunto il giorno della consegna e degli alti riconoscimenti. Innanzitutto, qual è il vostro giudizio su questa splendida cittadina, pugliese? Mesagne è una bellissima città, sono arrivato qualche ora prima per passeggiare nel centro storico, una città veramente bellissima ed è anche un centro di riferimento delle cittadine vicine e anche della città di Lecce e Brindisi. Siete un associato storico, ma oggi una certa emozione pervade tutti i componenti del Comitato d'Onore. Qual è la vostra sensazione legata alla Biennale del Barocco? La mia partecipazione è legata alla Biennale Internazionale dell'Arte e Barocco Salentino. Nelle sale del castello vi sono tre mostre, una dedicata all'arte con quadri provenienti da tutto il mondo, come dicevo prima. E poi vi sono due mostre specifiche, una dedicata ai cartelloni pubblicitari cinematografici degli anni 60-70, e poi vi è un'altra mostra dedicata ai teatri italiani. Parlatevi un poco della vostra attività di scrittore. La mia attività di scrittore inizia subito dopo quando andai in pensione. Avevo raccolto migliaia e migliaia di corrispondenza dal fronte e dai campi di prigionieri di guerra, sia dalla prima che dalla seconda guerra mondiale. Avevo scritto una decina di pagine che viste da fece vedere, insomma. E fui catapultato nella continuazione. Non potevo mai immaginare che quella raccolta, quell'accumulo di questa corrispondenza, oggi sono effettivamente dei documenti storici. E io, è vero, sulla copertina ci metto Vito Ronzo Pastore come autore, ma effettivamente sono coloro che parteciparono alla Grande Guerra e alla Seconda Guerra Mondiale con la trascrizione delle proprie lettere. Nelle sale nobili del castello, oltre alle opere d'arte degli artisti provenienti da 21 nazioni, esponete una quantità di cartoline storiche d'epoca della vostra collezione privata. Parlatecene un po'. Sì, sono cartoline storiche dedicate al teatro. Non potevano mancare i teatri pugliesi, ma non solo. Soprattutto è dedicata anche al teatro lirico, di cui ne sono appassionato, e tra le varie opere su cartoline a colori, bianco e nero, dell'inizio Novecento, di vari maestri italiani e stranieri. Poi vi è anche una bellissima mostra con delle cartoline anche autografate delle grandi voci del passato. Dunque, ringraziamo il nostro associato Vito Ronzo Pastore per la sua disponibilità al collegamento e grazie a tutti e a più tardi. Grazie a voi direttore, a più tardi.